Ciao a tutti e ben arrivati per vedere insieme questa set review di Silver Tempest. Silver Tempest sarà il prossimo set, è un set che uscirà l'11 novembre, per cui tra una decina di giorni sarà già utilizzabile. Set di 246 carte, alcune di quelle che non sono state stampate in Lost Origin. Diciamo che allora, continuiamo con tutto quello che è il blocco di Sword and Shield, come potete vedere anche dal logo. Si tratta di un continuo di queste espansioni. Non siamo ancora arrivati alle Hex, non sappiamo ancora niente, però è un'espansione che uscirà più avanti, per cui direi che ci sta. Per il momento ci concentriamo ancora su questo, ci sono ancora i VMAX, ci sono ancora i V-Star. Sotto il punto di vista delle meccaniche non dovrebbe cambiare nulla. Non penso ci siano altri Pokémon legati alla Lost Zone. Non penso. Io non ho ancora visto il set. Lo andremo a vedere insieme. Quelle che vedete saranno le mie prime impressioni. L'unica cosa che so è che esiste Lugia, che è molto forte. Lugia e Regidrago sono probabilmente le uniche carte che ho visto, no? Boh, non mi aspetto nulla di buono né di negativo. Diciamo che vediamo cosa arriva. Intanto c'è una promo, Gym Trainer. Pesca 2, se non mi ricordo come è stato messo KO, pesca altri 2. Ok. Diciamo che probabilmente Bruno e Cinzia sono un attimino meglio, soprattutto Cinzia che ti permette di pescare 8. Però vabbè. Le traduzioni burloni di Pokébeach penso ci siano sempre. Penso ci siano sempre. Vediamo, sc dobbiamo scoprire quale. Dobbiamo scoprire quale, dai. Allora, iniziamo. Tutti pronti? Iniziamo. Iniziamo. Allora, io non do mai particolare attenzione ai Pokémon che non hanno abilità, non hanno scritte, nel senso non mi metto ad analizzare un Venonat che con erba fa 20, no? Per cui Venomoth, condizioni speciali, non si va da nessuna parte. Ariados, vediamo. Fino a quando questo Pokémon è in gioco, l'attacco dei V-Star avversari costano in più. E come al solito è una di quelle abilità che non può essere accumulata. Peccato. Era interessante. Era interessante. Bellissimo l'artwork. A me non dispiace Ariados come Pokémon in sé. L'abilità non mi dice niente. Nel senso che sì, ok, attacchi con una in più, però non essendo accumulabile, non vedo onestamente dei mazzi nel momento in cui può essere così di rilievo, anche perché in generale adesso le partite sono molto veloci, per cui e ci sono anche i VMAX in gioco che attaccano con tanto, non lo so, non mi dice granché. Sunflora, puoi scartare 3 energie e fai 70 per ogni energia che hai scartato. C'è un Serperior in questo set. Cura 30 da tutti, 190. Puoi spostare quante energie vuoi dai tuoi Pokémon agli altri con l'attacco e 60 per ogni energia assegnata a questo Pokémon. Poi scambia questo Pokémon con uno di Pokémon in panchina. Allora, nota simpatica ritirata a 0, per cui quello sicuramente è carino. 190 vuol dire che ha il KO in due colpi a qualunque cosa. Non ha il KO in un colpo a praticamente nessun'altra. Oddio, con la choice fai 220. Allora, nota positiva: il fatto che sposta le energie come vuole fa sì che una volta che sono in campo non hai mai il rischio di perderle. Per cui mazzi come questi in passato se ne sono visti tanti, sono sempre stati giocati con un forte motore di cure in modo che tu possa sempre attaccare, spostare le energie, salvare il Pokémon che viene danneggiato e continuare così. Per cui al momento c'è rinformato per far avanti Andrea.
Dice, mi dice poco, più che altro perché i 2,70 al momento sono pericolosi, nel senso che la debolezza a fuoco non è il massimo da avere con Charizard che ti one shotta. Non lo so, vediamo. Non è brutto. Non è brutto. A me in generale, a me piace Serpero come Pokémon. Mi piace il fatto che abbia 0 di ritirata. Ha un brutto V-Star. Ha un brutto V-Star. Nel senso che sì, puoi preparare, puoi spostare tutto e preparare un grande KO, però. Meh. Allora, Lilligant cerca due Energy Herb e segna i tuoi Pokémon in panchina. Quando questa carta è scartata dalla tua mano per l'effetto di un attacco, abilità, addestramento, supporto dell'avversario, scarta tutte le carte della mano dell'avversario. Non, praticamente non esiste niente che scarta dalla mano, per cui Durant cerca il tuo mazzo 2 energie e mettetele in mano. Se hai Cobalion, Terrakion e Keldeo in panchina, quindi, no? Fino a quando questo Pokémon è in gioco, quando il tuo attivo Chesnaught è danneggiato da un attacco, metti 3 danni sul Pokémon attaccante. Fino a quando questo Pokémon è in gioco. Allora, sono stranito perché significa che se ne ho 4 in gioco prende 12 danni. Sì, allora, scritta così, allora, la Pokémon non è esattamente famosa per scrivere bene le proprie carte o lasciare poco spazio all'interpretazione, per cui per come è scritta in questo momento, a me dice, fino a quando questo Pokémon è in gioco, per cui anche in panchina, quando il tuo Chesnaught è attivo e danneggiato da un attacco, mette 3 danni. Ora, ovviamente non è granché, considerando che praticamente non ha un attacco, no? Però, se si trova il modo di anche farlo curare sempre, ogni volta che l'avversario ci attacca prende 12 danni. Poi, nota negativa su 80 attacchi, per cui gli effetti non contano. Però, boh, simpatico. È strano perché sono sempre abituato a vedere un Chesnaught che gioca da solo, per quello. Però, scritta così, è effettivamente cumulabile. Radiant Zarina. Buon salve a lei, Tiestolo, buon salve a lei. Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati. Cura di 20. Un altro di quei Radiant che non penso vedremo mai giocati. 120 non può attaccare. 100 più 100 se ha un V. Puoi scaltare una fuoco dalla mano, se lo fai. L'attacco dei tuoi Pokémon fuoco fa 30 danni in più. Ah, in un altro formato, in un altro mondo, sicuramente questo Rapiash poteva essere carino, il fare 30 in più, anche perché è accumulabile. Non in questo. Anche perché stavamo parlando l'altro giorno di quanto il blocco fuoco fosse forte con Welder. Però non era soltanto il Welder, perché Welder c'è anche Meloni, c'è anche Gardenia. Il problema è che il blocco fuoco aveva anche l'Astalio che ti cercava l'energia e l'item che te le faceva recuperare. Per cui, beh, assegna due energie ai tuoi Pokémon come vuoi. Reshiram, cerca il tuo mazzo, due energie e assegna uno dei tuoi Pokémon. Lancia moneta. Se esce croce, questo Pokémon non può attaccare il prossimo turno. Io non vedo come i dei V possano dire la loro in questo momento, nel senso che i V-Star e i V-Max sono ovviamente, i V-Star in particolare sono ovviamente più forti, per cui lascio un attimino da parte. Il blocco Welder era abbastanza illegale, sì. Delphox, questo attacco fa 60 per ogni Serena che hai nella pila degli scarti. Questo attacco fa 50 per
energia che il tuo avversario è in gioco. 51. Questo attacco fa 80 anni in più se l'avversario ha già danni. Oh, che carino! Un Litten spaventato tutto col pelo su. Adorabile. Adorabile. Allora, questa era una combinazione carina. Allora, questo fa 20 più il numero di anni che ha sopra. E l'Incineroar. Scegli uno degli attacchi delle evoluzioni prima e le usi. Per cui, durante il prossimo turno, se questo Pokémon ha tutta la vita, non viene messo KO, ma rimane con 10. Per cui tu puoi fare Incineroar, attacco 40 e faccio tipo resistenza, ok? Rimango a 10 di vita, dopodiché attacco con l'attacco di Litten, 20 per i danni, ho 16 danni, faccio 320. È carino, è carina, non sarà mai competitivo ovviamente, no? Però è una strategia molto carina, molto carina. Vulpix, 10. Ah, Vulpix V-Star. Potevamo fare il Ninetales. 160 e passa soprattutto. Durante il prossimo turno previene tutto il danno fatto a questo Pokémon dai Pokémon con abilità. Ciao Marco, ecco qua, ciao, bello, grazie mille per il Prime. Se usai l'attacco di Thoracat anche se l'evolvo. No, come fai? Non ce l'hai? No, assolutamente. 70 danni per il numero di Pokémon V dell'avversario. 7, 14, 21, 28. Però lo fa senza energia. Allora, è quasi carino, nel senso che trovo sicuramente sbagliato il fatto che un Pokémon base come Vulpix abbia 240 di vita sotto forma di V-Star. Sono molto pochi. Sono molto pochi, 240. Quali Pokémon ci sono con l'abilità? Un po' ce ne sono. Un po' ce ne sono. Non so, sono curioso. Vulpix sicuramente può stare nella top. Perché è un Pokémon particolare. Può dire la sua. Mazzi come questi hanno già fatto bene in passato. Bisogna vedere dal meta, però. Bisogna ovviamente vedere dal meta. Solitamente i Pokémon con abilità sono anche i più forti, per cui ci sta. Io in alcune delle liste non americane, giapponesi e indonesiane, l'ho visto giocare in 1-1 all'interno dei mazzi Palkia, tanto per dirne una. Omastar. Cerca nel mazzo due carte che evolvono da un fossile e mettile in panchina. Wailord subisce 30 in meno. Cerca il tuo mazzo una carta che evolve o rievolvi. La Milotic. Male male. 50 uno dei Pokémon avversari. O 60 è addormentato. Male male. Se hai giocato Candice dalla tua mano questo turno fai 100 danni in più. Non sappiamo ancora che cos'è Candice, così come non sappiamo ancora cos'è Serena prima vista dal Delphox. Se hai giocato Se hai giocato Candice fai 90 in più, l'avversario è paralizzato. Oh, è carino il fatto che paralizzi. Mischia 4 di fossile dagli scarti del mazzo. Fossile, beh. Cerca il mazzo tre Pokémon acqua base, mettili in panchina. Anche il Keldeo è l'attacco che utilizza tutti gli altri Cobalion, Terrakion e Virizion. Però sono troppo pochi danni, per cui. Cioè, se dovete giocare qualcosa di simile, giocate Regi, è più forte. Se esce testa, l'avversario è paralizzato e gli scatti un'energia. Carino, peccato il fatto di aver lanciato la moneta. Quando
40. Se l'avversario ha già usato il V-Star, fai 100 in più. Cioè, 60 scarta 2. Mischia e pesca 6. Cerca il tuo mazzo un item e te la metti in mano. Niente, niente di esorbitante a parte quei due V-Star che abbiamo visto finora. Puoi usare questo attacco solo se non hai supporto negli scarti. Auguri a funzionare senza supporto. Regiliechi. Ok, allora, questo era uno di quelli che sembrava interessante. 100 subisce 100 in meno. Eccolo qua, Regiliechi VMAX. Questo lo conosco perché Regiliechi, Regidrago e Lugia sono i tre Pokémon più caratteristici del formato del set. Ciao Scatti, grazie per il subscribe. Ciao Dario. Ci vediamo tra poco, dai, tra poco potremo di nuovo andare in giro insieme. Stai testando intanto. Ah, questo Regiliechi, l'attacco dei tuoi Pokémon elettro base fanno 30 danni in più. Perché è interessante. Non lo si usa come attaccante, lo si usa per aumentare l'attacco di Vikavolt. Questa è la lista che anche la combinazione più immediata, no? Perché comunque Vikavolt che blocca gli item è antipatico, il problema è che faceva troppi pochi danni. Già con un Regiliechi e la Choice, Vikavolt inizia a fare 50 più 30 più 30, sono 110, non sono male. Quanti più alle Regiliechi mettiamo in campo, quanti più danni facciamo. Ora, non penso che arriveremo mai ad avere 4 Regiliechi, però nell'eventualità il nostro Vikavolt con 2 fa 200 danni, per cui no, non mi dice granché, ok? Nel senso, non lo reputo una carta rivoluzionaria, però è carina. Alakazam, una volta per turno puoi muovere due danni da uno dei tuoi Pokémon avversari a un altro. Allora, ok, nel senso, pensate al Serperio che abbiamo visto prima. 190 e 190 a noi non servono, perché i Pokémon hanno 280, non hanno 380, per cui con questo possiamo spostare quei 20 danni in più che andrebbero altrimenti buttati. Però, ok. Tomokatsu. Eccolo qua. Se questo Pokémon è messo KO da un Pokémon V, l'avversario non pesca il premio. Ed è 10 più 10 per ogni danno sull'avversario. Attacca con una doppia, il problema è quello. Attacca con una doppia a 100 di vita. Per cui, meh. Perché dico meh? Perché avesse avuto 90 di vita lo si poteva recuperare con il rescue e fare una sorta di stall. Per cui vai avanti sotto con quello. Il fatto invece che abbia 100 di vita lo rende molto più complicato. E il fatto che attacca con una doppia lo rende anche lì praticamente impossibile a caricare. Avesse avuto 90 di vita e avesse attaccato con una psico, sarebbe stato molto forte. Sarebbe stato molto forte. Ipno. Cerca il mazzo 2 fase 1 e mettili in panchina. Ok. Non so se mi sono perso qualcosa o meno, però non mi dice granché Ipno. Se questo Pokémon ha tutta la vita e viene messo KO, metti 8 danni sull'avversario. Amori Unknown. Che bella sta carta. Allora, a livello di attacco, se hai solo un premio, vinci. Ok. Tre sono tante. Però giustamente l'avessero messo con una, l'avremmo usato in ogni mazzo. Per cui ci sta. Lancia 3, questo attacco fa 70 per ogni testa. Tree Power con una. E con 3 in colore, fino a che questo Pokémon è in gioco, guadagna un'abilità che dice tutti i Pokémon dell'avversario hanno debolezza psico.
Allora, continuo a pensare che la parte più bella di questa carta sia l'immagine. Per quanto mi riguarda, è una bellissima illustrazione. Dover usare un attacco per guadagnare un'abilità, l'abbiamo già visto con Aerodactyl. Troppo tempo. In questo meta davvero non c'è il tempo di fare questa cosa. Senza contare che poi diventa un'abilità che può essere bloccata con la pick. Per cui devo dare un voto a questa carta. Gli do un altissimo voto per l'illustrazione. Ma a parte quello, non c'è granché. Ok. Una volta per turno puoi scartare una carta alla mano e poi pescare due. Carina. E Galdemar ha lo stesso potere. Diciamo che se devo mettere un fase 1 o un fase 2 per pescare due, a sto punto potevano fare che pescavo tre. Tanto per dirne una, no? Mawile! Questo non l'avevo visto. Non sapevo neanche dell'esistenza di Mawile. Vediamo. 30, se esce testa scarta un'energia, 100 e scarta una carta casuale dalla mano dell'avversario. Con 2 in colore, 90, se questo Pokémon è andato dalla panchina attivo questo turno, fai più 90. Durante il tuo turno, se questo Pokémon è in panchina, puoi usare l'abilità, lo metti attivo. Poi scambia uno dei Pokémon in panchina avversario con quello attivo. Ah, spero che ci sia qualcosa per dare un po' più di senso a questa carta, perché al momento ci vedo molto poco, nel senso che 180 che diventano 160 con la doppia, che diventano 190 con la choice. Kirri al nuovo Cincino. Boh, sì, però già adesso Cincino è una carta che viene usata sempre meno, soprattutto anche per via del Sableye, però in generale. Boh. Meditite, finché in panchina previene tutto il danno. Se hai esattamente 4 carte in mano, attacchi senza energie e fai 80 più 90 se l'avversario ha un VMAX in gioco. Da quando hanno fatto uscire i V-Star, no, i VMAX non sono le carte più giocate, però ci sono ancora, c'è ancora qualche mazzo che le usa. Sigilyph, cerca il mazzo in base e lo metti in panchina. L'avversario ha un Pokémon V come attivo, cerca invece 5 base e li mette in panchina. Beh, ottimo per il setup. Però a parte quello. Reuniclus, se questo Pokémon è messo KO dall'attacco dell'avversario, mettilo in mano invece che nella pile degli scarti. Però prendi comunque il premio. Scegli due Pokémon in panchina e metti 3 danni su di loro. Com'è? 60 a uno dei Pokémon avversari. Applica debolezza anche in panchina. Carino, hanno rimessa. A me la meccanica dell'applicare debolezza in panchina mi è sempre piaciuta. L'avevo anche usata in passato. Mioastic. Quando giochi questo Pokémon per evolverne uno, puoi cercare il mazzo 2 supporto e mettitele in mano. C'è molto poco. C'è molto poco finora. Dragapult, scarta quanti drippi vuoi. Puoi scartare un qualunque numero dei tuoi bench e drippi. Fino a che l'avversario ha Pokémon in campo. Per ognuno dei drippi che hai scartato, scegli un Pokémon e fai 100. Ciao, fallo! Ho trovato questa espansione un po' sottotono rispetto alle altre. Può essere, finora non c'è nulla che da dire. Oh mio Dio, è incredibile! Finora poco. Finora poco.
Magari, sicuramente il meglio deve ancora venire, non abbiamo ancora visto Lugia, magari gli addestramenti e le energie saranno incredibili, vediamo. Quante volte durante il tuo turno puoi spostare un'energia lotta da uno dei tuoi Pokémon a lui? 90 più 30 per ogni energia lotta assegnata, per cui sono 12, 15, 18, 21, perché con l'attacco sono 210 danni e ogni volta ti sposti le energie per curarlo, farlo sparire. Il problema è che è lotta, come lo curi e lo fai sparire? Perché Ceren è soltanto per l'incolore, Ceryl è soltanto per gli evoluti. Per cui come lo curi questo? Non lo curi, lo fai letteralmente sparire con volo. Boh, forse è un simpatico NC. Se hai voluto questo turno non fai niente. LOL. Ciao Peclost, grazie mille per l'abbonamento. Grazie a tutti ragazzi per il supporto. Una volta per turno, se non hai supporto nella tua pile di scarti, cerca un'energia lotta e dagli scarti e assegna uno dei tuoi Pokémon. Ok, quindi c'è la combo Claydol con con l'Arcanine. Non devi avere supporto negli scarti, però. E i supporter sono fortissimi ovviamente, non è che si può stare senza supporter, no? Se l'avversario ha 100 o meno di vita e KO, 130 e previeni tutto il danno fatto a questo Pokémon durante il prossimo turno. Non puoi usare questo attacco se qualunque dei tuoi Pokémon ha usato questo attacco durante l'ultimo turno, ovviamente per fare in modo che non è che possa vincere semplicemente attaccando sempre, no? 10 avversari non si può ritirare. 30 ognuno di quegli avversari. Boh, allora 30 a tutti per il tipo lotta non è male. Il problema è che esiste Manaphy. Per cui finché c'è Manaphy in formato, gli spread non è che possono dire la loro. Il blocco Lost Zone, come avevamo anticipato, non è presente all'interno di questo formato, all'interno di questo set, non c'è niente. L'hanno lasciato solo nel Lost Origin che abbiamo giocato e visto. 10 meno per ogni danno su di lui. 31 se è messo KO prendi due premi in più. Metterlo KO con 30 è difficile. Se attacco fa 30 in panchina, se ha ritirato durante l'ultimo turno fa 120. Boh, Crocodile, quando giochi questo Pokémon per evolvere uno dei Pokémon che è in gioco e quando questo Pokémon è il tuo Pokémon attivo ed è messo KO da un attacco, puoi scartare una carta a caso alla mano dell'avversario. Ok, quindi scarti una carta alla mano dell'avversario in due modi, sia quando lo evolvi, sia quando va KO. Ok. Ha un'immagine molto bella. Non c'è granché per continuare il landlock in realtà in questo formato, però. Adorabili, ci ha fatto caso adesso. Ci ha fatto caso adesso. Il Deden e il Morpico e il tuo giochi Mauro, carini. In combinazione uno si boosta con l'attacco degli altri. Che bella immagine di Beldum. Una volta per turno, se hai pescato questo Pokémon dal tuo mazzo all'inizio del turno e la tua panchina non è piena, prima di metterlo in mano, lo puoi mettere in panchina e pescare tre carte. 100 e durante il prossimo turno fai 100 danni in più. Radiant Giraci. Se questo Pokémon è messo KO
da un attacco dell'avversario, cerca nel mazzo tre carte e mettile in mano. Ok. Lancia due, se entrambe sono testa, l'avversario è KO. Allora, sto pensando che questa carta non è affatto male. Sto pensando che questa carta non è affatto male perché la possiamo mettere lì davanti se stiamo preparando una combo. E ora, ovviamente, pura follia il fatto che entrambe i lanci di moneta siano testa, ok? Ovviamente pura follia. Però anche soltanto metterlo lì davanti per guadagnare un turno di setup, significa che intanto l'avversario è obbligato a fare boss o escape rope per mandarcelo in panchina. Altrimenti mettere KO lui significa che ci dai tre carte che vogliamo dal mazzo. Non è male. Poi ovviamente non penso che ci farei un mazzo su di lui. Per lanciare due volte la moneta. Anche con la stadio, lanciare due volte due monete. No, non penso che comunque valga la pena puntarci troppo. Però, dato che di Radiant ne possiamo avere soltanto uno, ok? Se in un mazzo non abbiamo niente di meglio col livello di Radiant da mettere, anche soltanto il Gardevoir potrebbe essere più forte, no? Però se non abbiamo niente di meglio, questo non è male. Ferrothorn, Ferrosid, Kling Klang. Quando questo Pokémon evolve dalla tua mano, cerca il mazzo 3 energie e le assegna i tuoi Pokémon come vuoi. Fase 2. Fase 2 sono davvero lenti da giocare. Cioè, per giocare in fase 2 o fa qualcosa di enorme, qualcosa di incredibile. O altrimenti è davvero complicato il fatto di poter giocare effettivamente un fase 2. Tutto il danno fatto dai tuoi Pokémon base fa 30 in più agli avversari di tipo buio. Ok. Ecco l'ultimo, il tuo Gekemaru. Magearna, ah, io non avevo idea che quello che, dalle sue mani potesse tirare fuori dei raggi laser. 100, se hai delle energie speciali fai 120 in più. Tornano i Pokémon di tipo drago e qui sono importanti i Pokémon di tipo drago perché il Regidrago, come lo vedremo dopo, ne copia gli attacchi, è l'unica cosa che so. 180, cerca il mazzo tra le energie base e le assegna ai tuoi Pokémon come vuoi. Carino. 70, pesca fino a che non hai 7 carte in mano. E metti KO un Radiant. Così, premio gratis. Ecco il Regidrago. Scarta le prime 3 carte del tuo mazzo e assegna tutte le energie scartate a questo Pokémon. Regidrago con erba erba fuoco. Di per sé erba erba fuoco non è male. Erba erba fuoco non è male perché erba erba fuoco significa gardegna in un turno, ok? Due di gardegna e una dalla mano di fuoco, non è male. Scegli un attacco di un Pokémon drago nella tua piega degli scarti e usalo. Chiaro, semplice, tranquillo. Possiamo usare anche un attacco V-Star. Non so se ce ne sono dei draghi. Però possiamo usare anche un attacco V-Star. Lo andrà quindi a sostituire al potere V-Star. Non so dire se la miglior soluzione di Regidrago sia da solo o se con Arceus. Onestamente, non ho idea di quale sia la combinazione migliore. Dovremo andarla a provare. Però è abbastanza versatile perché ci sono dei buoni attacchi in giro. Possiamo pensare al Giratina, però no, a questo punto forse Arceus Giratina è meglio.
Non mi sono messo lì onestamente ad analizzare i Pokémon Drago che ci sono, però lo faremo nel corso delle prossime live e andremo a vedere poi qual è il migliore, no? Il potere. Una volta per turno puoi scartare 7 carte dal tuo mazzo e scegliere 2 carte poi dal tuo piedi scarto e le metti in mano. Ok, carini. Guarda le prime 5 carte del tuo mazzo e segna quante energie base vuoi a uno dei tuoi Pokémon. Oh, carino con Dialga all'inizio. Energia. Chissà, chissà. Per me ogni occasione è buona per giocare Dialga, onestamente. Ecco Lugia. Ecco Lugia di cui avevo parlato, di cui avevo anticipato sicuramente. A detta di alcuni tra i Pokémon più forti, ok? Che sia uscito da tanto. 220 puoi scartare una stadio in gioco con 4 e di per sé non sembra essere granché, ok? Il Vistar. Scegli due Pokémon in colore dalla tua pila degli scarti che non hanno un rule box e mettili in panchina. Quali sono i Pokémon che andiamo a prendere? Andiamo a cercarlo immediatamente in modo che abbiamo un'idea di che cosa stiamo parlando. Al momento il Pokémon migliore è questo Archeops. Una volta per turno cerca nel mazzo due energie speciali e le segna ai tuoi Pokémon. Ne mettiamo due in campo. Questo significa che ogni turno possiamo assegnare dal mazzo quattro energie speciali. È ovviamente enorme come abilità. Energie speciali, se pensate, ci sono di tutti i tipi base, praticamente. Quasi, quasi tutti i tipi base. Ci sono le Aurora, che valgono come qualunque tipo. Per cui, tra le liste che stanno girando di più in Giappone, ci sono per l'appunto un Lugia Archeops che usa attaccanti di vario genere, perché si può letteralmente mettere qualunque cosa dentro. Potete caricare. Volete caricare Blissey? Ne date 4. Volete caricare i Veltal che fa KO in un turno. Volete caricare Charizard? Si può caricare letteralmente chiunque. Ok. È molto forte. Molto forte, assolutamente. Non può essere bloccato in nessun modo, non c'è niente che blocca le abilità. Potete pensare di farlo KO, però non penso che sia worth perché il Pokémon a cui ha dato le energie rimane. Ok, per cui. Fortissimo, niente da dire, niente da dire. Oh, una volta per turno se ne ha piedi di scarti puoi metterlo in panchina. Se lo fai assegna 4 energie base dagli scarti a questo Pokémon. Il tuo turno termina, peccato, non fosse terminato il turno, era carino. No, non bloccano, non vengono bloccati a nulla, neanche Empoleon, perché Empoleon blocca soltanto i base e questi sono fase 2, per cui non possono essere bloccati. Proprio non possono essere bloccati questi Archeops. Non so se sarà il mazzo più forte dei prossimi tornei. Sicuramente mi aspetto di vederli in Brasile. Alla fine del mese, alla fine di novembre, ci sarà l'internazionale brasiliano. Sarà il primo torneo in cui questo set sarà utilizzabile. Io mi aspetto sicuramente che lui sarà un enorme protagonista, un importante protagonista di quel torneo. Poi io non so, ragazzi, voi cosa ne pensate. Allora, vabbè, a me piace Lugia come Pokémon, che sicuramente fa parte della mia infanzia. 280, per cui è grosso. Ha una debolezza elettro che può essere antipatica, però possiamo vedere Lugia come attaccante, ma possiamo anche semplicemente vederlo come sto mettendo in campo l'Archeops e sto attaccando con qualcun altro, per cui può tranquillamente bastare un 2-2 Lugia. Non sarà utilizzabile a Varsavia, sarà utilizzabile in Brasile per la prima volta. Io non posso andare in Brasile perché per fortuna ho un impegno importante che è la Games Week. Io sarò presente alla Games Week, per cui se ancora non lo sapevate, pensate di andare alla Games Week, venite a farmi un saluto. Io sarò lì 3 giorni, venerdì, sabato, domenica, a partire il pomeriggio, dalle 2 circa, sarò là.
con un palco, il palco, lo Stage eBay, in cui racconterò un po' di storie legate al mondo delle carte competitive per migliorare, eccetera, e sarò lì anche per giocare. Per cui diciamo che non vado in Brasile per un ottimo motivo. Non ci fosse stata la Games Week, ovviamente sarei andato, però. La Games Week è la Games Week, non è che si dice io alla Games Week, o no? Ah, tipo con il colore qua non fanno nulla, assolutamente. E allora, i Pokémon sono finiti. Pokémon sono finiti. Sicuramente di eclatante la combinazione Lugia e Archeops. Sicuramente. Penso che Archeops sia il motivo che rende forte Lugia, e penso che Lugia sia il motivo che rende forte Archeops. C'è anche da dire che probabilmente non ci fosse stato Lugia, avremmo cercato comunque un modo per giocare Archeops, perché la vita è davvero 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 importante, per cui se dovete scegliere quale dei due più forti, sicuramente scegliete Archeops, perché senza di quello la vita di Lugia non ha senso. È una bellissima combinazione, sono curioso di vedere come la andremo a sfruttare. Mi vengono in mente letteralmente 500 Pokémon, qualunque cosa si può sfruttare con questo Archeops, per cui ottimo. Ciao Yari, grazie mille per il subscribe, grazie mille per l'abbonamento, ciao ragazzi. Lugia renderà giocabile Duraludon. Mi sembra un modo molto brutto di sprecare Lugia, però se vuoi giocarlo così, sì. Allora, ah sì, è vero, ci sono un po' di tool interessanti. Allora, andiamo. Iniziamo con gli addestramenti, perché poi alla fine lo sappiamo, sono gli addestramenti che sono il vero meta change. Brandon, puoi giocare questa carta solo se è l'ultima in mano. Pesca tanti quanti sono i Pokémon in panchina di entrambi. Ok. Molto situazionale, però è una carta che ti può far pescare 10, per cui non male. Vediamo se ha una bella full art, la prendiamo in considerazione, dai. Ah, come counter? No, non penso, perché Duraludon viene tranquillamente tirato giù dai Veltal, non è esattamente il massimo. Ecco la Candice di cui i Pokémon Acqua parlavano prima. Guarda le prime 7 carte. Rivela tutte le acqua energie, tutti i Pokémon d'acqua e te li metti in mano. Allora, è molto random come carta, però non è affatto male. Nel senso che se giochi. Sto pensando ancora adesso che si gioca un Inteleon. Sto pensando eventualmente all'interno di un Palkia. Non so quanto effettivamente la preferirei. Però in 7 carte. Dico che qualcosa trovi per forza, però non è male. Caccio Aroma, lancio la moneta e già va male. Se te testa cerca il mazzo un'evoluzione, se esce croce cerca il mazzo un base. Quindi tu dici, in ogni caso un Pokémon lo prendi. Allora, non è male. Non è male perché anche all'interno di un mazzo V-Star, comunque dice il suo. Ciao Kevin, grazie mille per l'abbonamento, grazie mille per subscribe. Irida è ovviamente meglio, Irida è ovviamente meglio, ci mancherebbe. No, sto pensando a questo Caffè Roma, nel senso, pensatelo anche all'interno di un mazzo giratina, no? Ovviamente all'inizio ci servono i base, per cui speriamo di fare croce. Un base che vuoi, te lo metti in mano. Esce testa, ti prendi l'evoluzione, prendi il giratina. Carina. Se c'è Gold la prendo seriamente in considerazione. Herten Seal Stone è una tool. È una tool che fa guadagnare un attacco V-Star al Pokémon a cui è assegnata. In questo caso dice: metti tanti danni sui Pokémon V degli avversari finché non hanno tutti i 100 rimanenti. Molto simile a quello di Mewtwo V-Star che fa tipo 120 a tutti. Allora. Carino il concetto, il fatto di far guadagnare un attacco. Questa in particolare fa schifo. So che ce n'è però almeno una che è molto forte. Alla fine di ogni turno, se il Pokémon a cui è attaccato ha 30 HP o meno,
cura di 120. Ah, poi scarta questa carta. Ok, schifo. Allora, anche qua gli dai un Vistar in più. Cerca al mazzo una carta che vuoi e mettitela in mano. Questo è molto forte. Segnatevelo. Il Forest Seal. Questo è sicuramente molto forte. Perché? Pensate a Mew. Ok? Il mio VMAX che conosciamo. Un mazzo che di per sé non ha Vistar. Ok? L'assegna un Mew. Cerca nel mazzo una carta che vuoi. Ora. Non è male, eh. Tra l'altro. Supra Pat. No, no, che non supra Pat. Una vita. Una vita. V. No, non supera ovviamente Pat. Però è carina. No, perché dovrebbe superare Pat? È un'abilità di Star. Perché dovrebbe superare la Pat? Ah, non mi vengono al momento altre implicazioni, altri possibili utilizzi, però ci sono dei mazzi che di per sé non usano i V-Star, ok? Generalmente chi non usa V-Star è perché usa i V-Max, ok? È un peccato, era carina. Sarebbe stata carina se non doveva necessariamente essere assegnata a un Pokémon V, ma poteva essere assegnata a chiunque. Però ovviamente si perderebbe poi il senso dell'abilità V-Star. Ci sta. La si può dare anche ai base. È molto forte. La carta è molto forte. Fury Sword Girl. Cerca il tuo mazzo un Pokémon base e mettilo in panchina. E mandalo attivo. A Gym Trainer, quella che abbiamo già visto prima. Lance, cerca il tuo mazzo tre Pokémon Drago e mettiteli in mano. Per far sì di poter scartare subito i Pokémon con Regidrago, insomma. Lificamo Poncho. Bellissimo. Se questa carta è attaccata a un V-Star o a un V-Max, quando il tuo avversario gioca una supporta alla mano, previeni gli effetti. Per cui, se vi ricordate quando abbiamo giocato l'Umbreon Stall, la tool che potevamo dare all'Umbreon, più recente all'Espeon, per non fargli subire il boss, questo Poncho fa sì che ogni V-Star e V-Max possieda quella abilità. Per cui è immune a boss. Sostanzialmente. Questa carta dice: il Pokémon a cui è assegnata è immune a boss. Perché non ci sono grandi supporter che danno fastidio a parte quella. Carina. Non mi viene in mente anche al momento un motivo per cui dovrei sfruttarla. Però è sicuramente carina. Stadio, una volta per turno puoi guardare la prima carta del mazzo se vuoi scartarla. Perché vorrei poter scartare la carta del mio mazzo? Perché in Regidrago e in Lugia devo scartare Archeops e i Pokémon? Laventon. Tre Pokémon Hisuian dagli scarti in mano. Ok, per cui anche qua hanno previsto comunque un Arcanine. È un Hisuian, vero? Sì. Allora, chi fa le carte ovviamente non è una persona che non ha idea di quello che sta facendo, il più delle volte. Le combo arrivano immediate. Qui anche noi cosa abbiamo detto prima con Arcanine? Dato che non ci sono modi per curarlo, il modo migliore che abbiamo per rimetterlo in gioco è scartandolo. Per cui Arcanine, sposto, scarto il Pokémon con volo,
Scarto, scarto, scarto. Dopodiché, per riprenderlo subito, c'è il professor Laventon che ti prende tre Isuian in mano. Ok, carina. Carina. Il mazzo è già fatto, eh. Cioè, non serve. Cioè, il mazzo è già fatto. Mettete dentro 4 Arcanine, 2 Ranguru, le Axe, i picconi per assegnare le energie prima. Non avete neanche bisogno del Cladle. Il mazzo è già fatto. Avete bisogno ovviamente di 4 cape per non far morire gli Arcanine, però il mazzo è già fatto, è un bellissimo NC, potete già iniziare a prendere le carte se volete. Quadstone, ne puoi giocare 4 insieme, cura di 10 se ne giochi una, cura tutto se giochi 4. Serena, questa è sicuramente una delle carte che vedremo, non, penso in tutti i mazzi, penso che uno per lo vedremo in tutti i mazzi. Scarta fino a 3 carte alla mano, poi puoi pescare fino ad avere 5. O scambia uno dei Pokémon di panchina dell'avversario con il suo Pokémon attivo. Perché è molto forte questa carta? Perché fa due effetti fortissimi. Ci permette di pescare o ci permette di fare boss. Per cui il problema di boss era che era una carta molto situazionale che poteva essere usata solo in alcune situazioni. Con questa possiamo tranquillamente averne 4 e buttarla via per pescare se ci serve l'occorrenza. Per cui molto molto forte. Simile a Tetelaiza, bravi, bravi, bravi. Simile a Tetelaiza, le Tetelaiza ci permetteva di scambiare a noi. Questa invece fa scambiare l'avversario. Nota negativa, scambia soltanto IV. Per cui è un boss soltanto per IV. È vero che andremo, siamo in un formato in cui esistono solo IV, però... Tra qualche mese arriveranno le ex, questa carta sarà verosimilmente inutile, per cui abusatene adesso perché in futuro se si smetteranno di giocare le B, questa carta sarà assolutamente inutile. Wallace, pesca 3, il tuo avversario pesca 1, può pescare 1, se lo fa tu peschi una. Pesca 3, scarta una stadio. Energie speciali in più. Quando giochi un Pokémon per evolvere il V a cui è assegnata questa carta, lo curi di 100. Ok, I guess. Guard, il Pokémon a cui è assegnata subisce 30 in meno da IV. Allora, questa era una carta che conoscevo. Questa è una carta che conoscevo, l'avevo letta perché non ci fosse stato scritto che non puoi applicare più di un effetto per volta. Immaginatevi questa carta in Blissey. Immaginatevi questa carta in Blissey che subisce 120 in meno, ha 300 di vita, quanto ha? 250, 300, quanto ha? Troppa vita, subisce 120 in meno e continua ad attaccare. Fortissimo, no? In una copia è carina comunque, nel senso che se avete l'opportunità di giocarla, di recuperarla, può comunque essere simpatica. Tenete conto che in combinazione... cioè tipo in Serperior potete tranquillamente metterla visto che spostate e subite sempre 30 in meno con il Gardevoir subite anche altri danni in meno insomma limitati utilizzi però in quei gli utilizzi sono simpatici. Allora il set è finito. Il set è finito. È un set sicuramente sottotono, sì. Rubo la parola, rubo l'aggettivo che avete usato voi prima. È sicuramente un set sottotono rispetto agli ultimi, ok? Non c'è. Allora, il Lugia è l'unica carta assieme alla Forest che può essere metachanging. Nel senso, Lugia, proprio la combinazione Lugia Archeops è sicuramente l'unica carta che può essere metachanging. I due Regidrago e Regilie che sono simpatici. Però non li vedo metachanging così come lui, staremo a vedere. Di carte simpatiche qualcuna ce n'è, però that's it. Proprio sono carte simpatiche, per cui, beh. E ora andiamo a vedere invece l'unica cosa che vale effettivamente la pena di vedere, ossia le gold, le full art. Insomma, è lì che spendo i miei soldi io, per cui andiamo a vedere. Allora, Serperior. Ok, Chestnut, non penso che ti giocherò a Chestnut. Resci neanche lo apro. Oh, patatino.
Io ho sempre scelto Omastar. Vi ricordate che nei primi giochi arrivavi nel Monte Lune, dovevi scegliere il fossile tra il Domu fossile e l'X fossile? Io ho sempre scelto il mio fantastico L'X fossile. Vulpix, carino. Allora, è un Pokémon bello, cioè di per sé non è che c'è tanto da dire. Vulpix è proprio un Pokémon bello. Questa artwork bello colorata. Ci sta. Regi. Allora, sono curioso di vedere le alternative a sto punto, perché queste full art sono comunque carine. È davvero un peccato che l'hanno che li hanno rese delle carte inutili, tra virgolette, nel senso che comunque competitivamente parlando, gli unknown fanno abbastanza schifo. Perché esteticamente sono molto belle. Allora, preferisco la full art rispetto all'alternative. Perché mi irrita particolarmente il fatto che i contorni degli unknown non siano definiti. Abbiamo tutte dimensioni diverse. Mi irrita abbastanza. Preferisco molto di più l'illustrazione di End Design Inc. Allora, c'è un Mawile. Arcanine. Stunky, fa vedere un po'. Carino. Non ho idea davvero di come gli sia venuto fuori di fare Pokémon simili, nel senso che cioè non vedranno mai la luce del competitivo queste carte. Oh, nice. Questa è l'impressione che andranno a costare. Che sono belle. Guarda che il Lugia poi nel cielo qua. Qui tanta roba. Qui tanta roba, davvero belle. Qui invece c'è un Lugia, che è ovviamente il signore dei mari, no? Come abbiamo potuto vedere dal film. E qui è in balia di una tempesta col tizio sulla barca. È un peccato però che. Allora, devo vedere se c'è anche un V-Star alternative, perché altrimenti a livello di estetica questa c'entra poco col V-Star, che invece è rossiccio, no? E full art male. Bello. Fa schifo, però bello. Supporter. Ok. Le cose importanti. Supporter. Brandon. Per me sì. Per me sì. Meriterà di essere giocato anche solo per il fatto che la full art è carina. Candice. Io non sono un fan di waifu o simili. Non ho idea di tutto quello che sia il mondo legato agli artwork femminili. So che alcuni hanno prezzi molto alti. Io onestamente non lo so, non me ne intendo. A me questo artwork non piace, onestamente. Preferisco molto di più la Furisode con questi colori autunnali. Preferisco molto di più. Gym Trainer, l'abbiamo già vista prima, molto bella. Lance, figo. Peccato che sia di Lance che di Leon hanno fatto delle carte poco utilizzabili. Questa sono consapevole che andrà a salire. Purtroppo. Questa sono consapevole che è una bella carta. Bei colori, la carta è anche molto forte. Per cui questa purtroppo è una carta che andrà a salire. Questo è fighissimo. Questo è fighissimo. Ah, adoro ste carte. Dovrebbero essere tutte full art. Dovrebbero farle tutte full art le carte. Queste non hanno senso di esistere. Tutte le hai, però non hanno senso di esistere. Guarda quante ne hanno fatte.
Gold. Ah, ok, c'è Lugia Gold. Ottimo. Allora sì. Lugia Gold, alternative carino. Finalmente Energy Switch Gold. Che quello vecchio non era full art. Quindi finalmente non Energy Switch. La Gabejo, saranno contenti tutti i giocatori di Zoroark là fuori. Il Poncho hanno fatto gold, ma dai. Il Poncho gold e la Vigard, figa la Vigard. Perché il Poncho? Non c'era di meglio? La Roma, potevano farmi la Roma, avrei preferito, avrei decisamente preferito la Roma. Avrei decisamente preferito la Roma rispetto che il Poncho gold. Poi Silver Tempest Trainer Gallery. 11 character, 11 super rare, 6 supporter e 2 gold VMAX. Andiamo a vedere. Vediamo che cosa c'è qua. Allora. Questo è il Bryxen. Sono fortemente confuso. Sono fortemente confuso sul fatto che senso ha fare uscire delle carte in Trainer Gallery. Fai uscire. Guarda che belle che sono. Fai uscire tutte così, no? So, devi risparmiare sull'inchiostro. Un altro Fluffy. Ok, il Jinx. Bellissimo questa immagine. Malamar, abbiamo ancora una volta il Malamar Rapid Strike. Passimian. Druddigon. Oh, questo è il nuovo Smeargle, figo. Figo. Questo che altare è? Quello nuovo? Questo non mi piace. No, non mi piace. Non penso ci fosse bisogno di un altro Blaziken o di un altro Zeraora. Però va bene. Questa è fantastica. Ma ne conoscete questi due coordinate? Io penso che sia l'ottava volta che vedo in live questi coordinate. Va bene. Ah, questo è un valido motivo per giocare Duraludon, che il VMAX che c'è adesso è orribile. Questo è un ottimo motivo per giocarlo. Amore. Carino. Questa che cos'è? Ah, è quella pesca 3 tipo. Ok. Gordi. Un altro Judge. Figa questa però. Figo questa. Questa mi sfugge che cos'è. Bella, per amor di Dio. Però mi sfugge. Una Trajan. Ok. È quella che scarta due. Ah, ok, Banette. Ok. Oh, era anche ora che gli facessero una full art. Era anche ora che gli facessero una full art. Bella. Non ci sarei mai arrivato, onestamente. E poi ci sono Rayquaza e Duraludon. Come Black Gold. Le quattro carte promozionali invece. C'è Archeops tra le quattro carte promozionali. Ok. Vabbè, ragazzi, se fate la pelis, vi auguro di trovare Archeops o Kirlia. Gli altri due. Male. Gli altri due male. Allora. Set, che voto gli diamo? Diamo. Ah, io sono molto critico con i voti, eh.
non ci fosse stato Lugia e Archeops, probabilmente su 7 non avrebbe raggiunto la sufficienza. Perché rispetto. Cioè, arriviamo da un blocco Lost che ha un potere enorme. Qualcosa che potevano sicuramente sfruttare, che secondo me avrebbero dovuto sfruttare di più, perché tutta la tematica della Lost Zone all'interno di Pokémon può essere sfruttata in mille modi possibili e immaginabili. Sono abbastanza. No, non deluso, nel senso che comunque non è che mi aspettavo mai niente dalla Pokémon. Non sono particolarmente fiducioso sul fatto che avrà un impatto così forte nel meta. Lugia è fortissimo. Lugia sì, Lugia mi aspetto di vederlo. Però a parte quello mi aspetto che gli altri mazzi comunque a grandi linee rimangano. Perché comunque non vedo come mazzi di questo genere possano. Cioè, tipo, non c'è niente che fa scomparire direttamente Giratina, Palkia, Kyurem o comunque i mazzi che ci sono adesso, Mew. Per cui, ottimo Lugia. A parte quello, si salva molto poco. Per cui, 6. 6 giusto perché c'è Lugia. Sei giusto perché c'è Lugia. Chissà poi il futuro, magari che cos'altro verrà fuori. Magari c'è qualcosa che mi sono perso nel corso. Quando uscirà poi effettivamente il set online, andremo ad analizzare poi meglio le carte a livello dei mazzi, come possono essere inserite o meno. Molto figa la Serena. Serena si chiama, sì, Serena come carta. Per qualche mese però. Per qualche mese, perché poi. Nel momento in cui arriverà, forse un annetto. Bisogna vedere quanto sarà forte l'espansione con le ex. Bisogna vedere quanto impatto avrà quello. E buono così. Questa, ragazzi, è stata la nostra set review di Silver Tempest. Per tutti quelli che stanno guardando il video su YouTube, spero che abbiate apprezzato. Spero che vi sia piaciuto. Così fosse, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo tutte le sere su Twitch per le live. Ciao, ragazzi.